Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera Minecraft con la Galacticraft. Stiamo ritornando sulla Luna perché abbiamo raccolto un po' di materiale. Vediamo un po' se riusciamo ad atterrare. Ok, ci dovremmo essere quasi. Stiamo per atterrare. Stiamo tornando sulla Luna. Ok, fatto, siamo atterrati. Ok, ce l'abbiamo fatta. Touchdown. Wow, era ora. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo ritornati sulla nostra bellissima luna. Quello che non ho capito è perché li ha messo qua. Vabbè. Ma posso... No, ero... Oh sì. C'era un po' di materiali sulla mia astronave, mi sa che ho fatto una cretinata. Ok, ma dovrei avere la navicella? Da qualche parte dovrebbe essere, no? Eccola qua. Ok, andiamo a posare i materiali velocemente perché avevo preso un sacco di materiali. Esatto, dalla nostra base sulla Terra. Posiamo tutto quello che riusciamo a posare. Corriamo velocemente perché non vorrei perderli. Ok, allora 6, 7, 8 e 9. Ok, perfetto. Wow, è stata un po' dura, ma ce l'abbiamo fatta. No, 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 no. Ok, quello che volevo fare era, ok, G, esatto. Allora, posizionare, sì, va benissimo, questi, questo e questo. Vediamo di creare la nostra moon buggy. Dunque, allora, la nostra moon buggy, ce l'abbiamo giustamente di qua. Quindi possiamo andare benissimo di qua. Allora, la nostra moon buggy. Moon buggy. I videoti plate. Tanti i videoti plate, quindi steel, alluminio e bronzo. Steel, alluminio e bronzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diciamo che ce ne servono un sacco. Andiamo qua. Allora, incominciamo. Allora, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Che cosa mi manca? Sto morendo. Non capisco perché, ma sto morendo. Vabbè, capita nella vita di morire, no? E io non vorrei rimorire. Le radiazioni. E me l'avevate detto. E io me lo sono totalmente dimenticato. Grande. Ok, siamo dopo una serie di morti, siamo ritornati quasi interi e devo dire grazie a veramente di avermelo ricordato, sono solamente io che non me lo sono ricordato. Quindi, allora, adesso possiamo ripristinare, allora, il fuel lo possiamo andare a mettere di là, l'ossigeno l'ho già messo a caricare, ok, si sta caricando, perfetto. Abbiamo altro ossigeno? No. Poi questa ce la riprendiamo. Praticamente per non perdere gli oggetti, continuiamo a morire e praticamente buttavo la roba dentro nelle ceste. Per salvaguardare un pochettino gli oggetti. Perché
perché avevo veramente paura di perdere tutto e rifare tutto da capo, naturalmente. Allora, G. Posiamo questi. Ok. Oh, le torce, infatti. Ok. Dopodiché possiamo incominciare a fare un po' di roba. Ovvero, no, se non sbaglio avevamo già quasi messo. Ah, però non funziona. Perché non funziona? Steel, alluminio e bronzo. Ah. Steel, alluminio e bronzo. Adesso funziona. Vediamo un po'. Sì. Ok. Allora, ce ne servono 3, 6, 9, 10, 11. 11. Nel frattempo possiamo fare questa qua e quella. Ok. 11 sono... Basta. Siamo a 12. Perfetto. Dopodiché andiamo giù. Qui andiamo a creare, cosa ci manca? L'iron, che dovremmo averci. Iron. Ok, non nella fornace magari. Allora, vediamo un attimo. Di questo ce ne serve uno. Grazie. Poi ci servono le ruote. Dovremmo avere queste, esatto. Grazie alle nostre belle farm sulla terra. Allora, di ruote ne abbiamo bisogno 1, 2, 3, 4. Quindi ne facciamo una. Ok. Una. E questo qua è steel. Quindi steel 4. Ce ne sono 1, 2, 3 e 4. Cos'altro ci manca? 4 ruote. 4 di queste è il sedile. Dovremmo avere tutto. Naturalmente possiamo mettergli queste, le nostre bellissime chest. Ne facciamo un'altra, che se non sbaglio se ne possono mettere qua 3. Sto facendo 4. Perfetto. Andiamo a vedere se funziona il tutto. Una ruota, due ruote, tre ruote, quattro ruote. Questo qua. Aspetta, uno. Ah, no. Non ce lo fa mettere. Spazio. Vuole le buggy storage box. Cioè, ovvero queste. Beh, si possono fare. Perfetto, 3. Le possiamo craftare anche queste. Qui c'è un problema di discesa. Non riusciamo a scendere da qui. Perfetto. Dobbiamo portarci una di queste sopra. Perfetto, 3. 1, 2 e 3. Per curiosità, posso posizionarle? No. Perfetto. Come non detto, allora, 4, ma non lo sapevo, shift e clic sinistro li mette in automatico. Ma io non lo sapevo, signori, abbiamo la nostra buggy, eccola qua. Eccola qua, che bellina. Ora, per posizionarla forse abbiamo bisogno della piattaforma. Vediamo un attimo, perché onestamente non lo so. Proviamo, andiamo fuori, posiamo tutto il nostro materiale che poi andremo a mettere nella nostra navicella spaziale per poi andare da un'altra parte. Allora, di quello che ho capito, per...
Vediamo se possiamo posizionarlo. No, abbiamo bisogno sempre del pad. Allora, J, queste sono tutte le morti che andiamo a eliminare. Perfetto. Allora, per fare questo, budding full pad, abbiamo bisogno di blocco di iron e steel. Allora, iron ingot. Quindi blocco di iron. Tre, ce ne servono. Uno, due e tre. E poi le steel, perfetto. Compresse steel, non ne abbiamo. Uno. E due. Grande. E ci abbiamo anche questo. Moonrock. Andiamo a posizionare la nostra main buggy? Onestamente non lo so. Beh, la potremmo anche posizionare qua accanto, dato che questo è il fuel. Sì, possiamo farla anche qui accanto, magari. Sì, io volevo farlo con la Moonrock, dovremmo avercela. Andiamo di nuovo in casa e andiamo a prendere la Moonrock. Sì, però sto pensando che la Moon Buggy ha bisogno di, credo, un terreno piano. Quindi mi conviene creare un qualcosa, 1, 2, tipo qualcosa del genere. Lo differenziamo con la Moonrock. Voilà. E adesso no, ce n'è un'altra. Due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due e tre. E adesso andiamo a posizionare la nostra buggy. Eccola qua! Non ci credo! È stranissima, veramente molto strana. Naturalmente non si muove, gira ma non si muove perché manca il fuel. Ok, dopo aver creato il full loader, naturalmente sono dovuto andare un attimo sulla terra perché qui non avevamo tutti gli strumenti. E questo viaggio mi è costato un po' di minuti. Siamo riusciti a collegare il full loader. Abbiamo la corrente. Quindi, se noi adesso andiamo a dargli questo, lui lo carica e vediamo un po' se funziona con la Moon Buggy. Track. Metti anche un po' di questo. Metti anche questo. E metti anche questo. Adesso dovrebbe. Eh sì, signori, funziona! Sì, ci giriamo insieme alla macchina, però ci abbiamo la macchina. E vai! Ce l'abbiamo fatta! Naturalmente, però, non so se sale. Ah sì, beh, sale. Praticamente cammina sopra le cose. Perfetto, signori!
ce l'abbiamo fatta. Per oggi è tutto, alla prossima. Come sempre, siete mitici. Bye bye!